Dunque, io a proposito di libertà di stampa o non libertà di stampa, lunedì appunto c'è lo sciopero totale di giornalisti sia su internet che sul cartaceo. Voglio ricordare la cosa terribile che è successa a quel bambino di Padova che si chiama Leonardo, portato via dalla polizia così e con un permesso del giudice. Io lo voglio continuare a ricordare. Spero che quel bambino al più presto possa ritornare dalla madre e spero al più presto che escano delle leggi, non per chiudere la bocca ai giornalisti, ma assolutamente leggi serie per proteggere finalmente l'infanzia, numero uno. Numero due, la libertà di parola dei bambini, perché i bambini sanno nella vita dire la verità, questo si dimostra in molti fatti che accadono nel settore pedofilia, che i bambini quando dicono ma la maestra o quello là è un mostro eccetera, poi si verifica e si va a accertare che quello là è veramente un pedofilo e nello stesso tempo i bambini se dicono che vogliono stare con la mamma sarà perché vogliono stare con la mamma. E non possono essere, per nessun motivo di diritto internazionale al mondo, essere portati via come Leonardo da scuola, come tutto il mondo ha visto quella fotografia, ok? Quell'immagine, terrificante, terribile. Per ora, ricordo che ai giornalisti non si può tappare la bocca perché c'è una libertà di stampa. Se no, chiudiamo tutti i giornali, come facciamo lunedì, non uscirà più un giornale cartaceo, non uscirà più niente, stiamo zitti. Allora, non ci sarà più informazione, saremo in un paese di dittatori. Perfetto, benissimo. Allora, a questo punto, voglio ricordare a tutti i giornalisti, che legge sulla diffamazione, lunedì sciopero dei giornalisti, siti internet fermi il 26 novembre, nessun quotidiano in edicola martedì 27, la decisione della Federazione Nazionale della Stampa per protestare contro la norma in discussione al Senato è un disegno di aggressione a una categoria, è un disegno di dittatura, aggiungo io. Questo articolo è dalla Gazzetta dello Sport, legge sulla diffamazione, lunedì sciopero dei giornalisti. La federazione, quindi la fonte è questa, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha proclamato per lunedì 26 novembre uno sciopero dei giornalisti italiani per protestare contro il progetto di legge sulla diffamazione in discussione al Senato che si va configurando come un disegno di aggressione a un'intera categoria professionale senza riparare eventuali lesioni della dignità e dell'onore delle persone per errori o orrori di stampa. Voglio sottolineare questa parola. Con questo il comunicato ai giornalisti italiani, precisa la nota della MNC, si asterranno dal lavoro con le seguenti modalità: giornalisti di quotidiani dei servizi delle strutture sinergiche nazionali e locali si asterranno dal lavoro nella giornata di lunedì 26 novembre per impedire l'uscita dei quotidiani nella giornata di martedì 27 novembre. I giornalisti delle agenzie di stampa si asterranno dal lavoro dalle ore 7 di lunedì 26 novembre alle ore 7 di martedì 27 novembre, mentre i giornalisti delle testate web e dei siti online, ancorché collegati a testate stampate quotidiane o periodiche,